Prima di parlarvi del nostro liceo, vogliamo riflettere su una piccola premessa. Oggi c'è chi pensa che la scuola debba solo insegnare un mestiere e pertanto ritiene il liceo qualcosa di astratto e inadeguato a formare dei futuri lavoratori, come se lo studio fosse una zavorra per il futuro e non il suo fondamento. Ma è proprio così? Derek Bok, il rettore dell'Università di Harvard, qualche anno fa ha inviato ai suoi studenti una lettera che sembra affermare proprio il contrario. Se pensate di venire in questa università ad acquisire specializzazioni in cambio di un futuro migliore, state perdendo tempo. Noi non siamo capaci di prepararvi per quel lavoro che quasi certamente non esisterà più intorno a voi. Ormai il lavoro, a causa dei cambiamenti strutturali, organizzativi e tecnologici, è soggetto a variazioni rapide e radicali. Noi possiamo solo insegnarvi a diventare capaci di imparare, perché dovrete reimparare continuamente. Se il rettore di una delle più importanti università americane la pensa così, forse, nelle sue parole, possiamo trovare la prima risposta a una domanda fondamentale. Perché oggi una ragazza o un ragazzo di 14 anni dovrebbero scegliere proprio un liceo? La prima risposta è che il liceo scientifico e il liceo classico hanno un impianto didattico che privilegia la dimensione astratta e metodologica. Questa è la ragione per cui ci sentiamo di dire che i nostri studenti vengono allenati a sviluppare la capacità di astrazione. Astrarre significa concettualizzare, ossia formulare pensieri utili ad analizzare la realtà e a ricondurla a principi generali. Da questa attitudine mentale, coltivata attraverso le diverse discipline, deriva una qualità fondamentale che chiameremmo duttilità e che rende i nostri studenti pronti ad affrontare le diverse facoltà universitarie, forti di quella elasticità e di quel metodo che sono oggi fondamentali in qualunque ambito lavorativo. Questo vale sempre, anche nell'utilizzo dei laboratori oppure nella fruizione dei dispositivi informatici. Non c'è esperienza che si possa esaurire in un puro esercizio strumentale. In un liceo, l'obiettivo principale è saper riconoscere in tutto quello che si fa un senso profondo e unitario. Non dimentichiamoci inoltre che la tecnologia evolve, che le competenze operative, una volta imparate, sono già vecchie. La capacità di pensare in modo astratto è invece un valore che non invecchia. Come avrebbe detto lo storico greco Tucidide, è un possesso per sempre. Nella scelta della scuola superiore contano moltissimo le inclinazioni personali, l'interesse, la passione. Tuttavia ci sono alcune buone ragioni che rendono il classico una scuola ancora oggi molto attuale e di solido valore formativo. Per il suo alto valore formativo a lungo termine, lo studio del greco e del latino non sono immediatamente spendibili nella realtà, ma costituiscono una formidabile palestra di metodo. Perché l'approccio alla cultura antica ci mette direttamente in relazione con il nostro passato, con le nostre radici. Se davvero siamo nani sulle spalle di giganti, come scriveva Bernardo di Chartres, è bene che conosciamo i giganti su cui ci posiamo. Perché, dopo la riforma Gelmini di qualche anno fa, questo corso liceale è divenuto più equilibrato. L'aumento del peso di matematica e fisica, una nuova distribuzione delle ore di scienze, hanno reso il curriculum più armonioso, adatto a cogliere le intersezioni tra i saperi ed elaborare una visione critica della realtà.
E infine, per la peculiarità del nostro liceo, c'è anche un'ora di storia dell'arte anche durante il biennio per sensibilizzare alla tutela e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Nel quadro orario esplicativo, l'attenzione si concentra sicuramente sul cospicuo numero di ore dedicate all'area umanistica, ma come si è detto, risalta anche il discreto equilibrio con quella scientifica. Da notare inoltre l'estensione della lingua inglese a 3 ore per tutto il quinquennio e la consistente presenza di storia dell'arte nel triennio. Talvolta, le caratteristiche di una scuola che prepara i ragazzi ad affrontare la complessità del presente vengono messe in ombra da luoghi comuni che non hanno alcuna ragione d'essere. Vediamone alcuni. Il classico è rivolto al passato. È vero? Al contrario, offre un metodo con cui comprendere e governare la complessità del presente. Chi sceglie il classico si condanna ad uno studio astratto e noioso. Vero? L'esperienza dei nostri studenti dice proprio il contrario. Lasciamo parlare le immagini. La ricchezza dell'esperienza formativa assume al Liceo Banfi anche un indirizzo laboratoriale e pratico che non interessa solo l'indirizzo scientifico. Al classico spesso si propongono stage legati al PCTO, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, quelli che con più semplicità chiamiamo progetti di alternanza scuola-lavoro. In questa immagine e nella slide precedente vedete i nostri ragazzi coinvolti nel progetto Archeo Banfi, in convenzione con la Soprintendenza Archeologica della Lombardia, l'Università Cattolica e il Museo del Territorio Vimercatese. Il progetto Archeo Banfi ha coinvolto gli studenti nella pulitura e nella prima classificazione di alcuni reperti della necropoli rinvenuta nell'area di Piazza Marconi. Un approccio diretto alla complessità della gestione dei beni archeologici, grazie al quale i ragazzi hanno compreso che non basta scoprire i reperti del passato, occorre catalogarli, restaurarli, restituirli al pubblico, tutelarli secondo le leggi dello Stato, ma soprattutto studiarli, come gli archeologi professionisti fanno ora anche grazie al lavoro minuzioso e silenzioso dei nostri studenti. La collaborazione tra il Liceo Banfi, la Soprintendenza e il FAI, proprietario del Monastero di Torba, nel patrimonio UNESCO dal 2011, ha offerto a 66 nostri studenti un percorso di visite e workshop di approfondimento incentrato sull'archeologia medievale, con attenzione non solo alla dimensione storico e artistica, ma anche alla sfera giuridica della tutela e a quella della valorizzazione dei beni archeologici. Grazie ai workshop tenuti da esperti del settore, gli studenti hanno potuto conoscere i mestieri dei beni culturali, dal custode di museo alla guida, al restauratore, al ricercatore, al dirigente, eccetera, eccetera. Il ruolo del FAI nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, le diverse competenze sui beni culturali dello Stato, delle amministrazioni locali, degli enti sovranazionali come l'UNESCO. Qui invece il progetto Autochtone, che ha portato i nostri studenti nell'area archeologica della Basilicata, tra Metaponto, Pisticci e Matera, per una settimana di introduzione al mestiere di archeologo. Attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, i ragazzi hanno conosciuto un mestiere che oggi si sviluppa anche attraverso tecnologie sofisticate, dalla fotografia digitale all'uso di AutoCAD a quello del termoscanner e del drone. Le immagini che avete visto sono solo un piccolo esempio dell'esperienza compiuta dai nostri studenti. Se dovessimo dire che cosa ne hanno ricavato, potremmo partire da 3 formule chiave, cioè consapevolezza delle opportunità professionali, rafforzamento del mestiere di cittadino,
conoscenza del territorio, anzi dei territori. Come si è visto, gli studenti sono entrati in contatto con docenti universitari, archeologi freelance, restauratori, architetti, funzionari delle soprintendenze, direttori e funzionari di musei, guide professionali. Hanno lavorato al loro fianco e sotto la loro supervisione, discusso con loro sul come siano arrivati a fare quel mestiere tanto particolare, scoperto che esiste un altro luogo comune da sfatare, quello secondo cui con la cultura non si mangia. Per chi ha competenze forti, esistono interessanti possibilità nel settore della cultura, della comunicazione e della valorizzazione dei beni storici e artistici. Quanto al mestiere di cittadino, l'articolo 9 della Costituzione afferma che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Da qui negli anni si è originata una copiosa legislazione sulla tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Si tratta di operazioni complesse che vedono in Italia attori istituzionali, ma che non possono prescindere dai comportamenti dei singoli. È infatti dovere civico dei nostri studenti, cittadini di domani, non solo conservare e proteggere i segni del passato, ma anche conoscerli e divulgarli. Perché, come ha scritto l'antropologo Marc Auger, le rovine non debbono essere declassate a macerie. Ne va del mantenimento del senso del tempo e della coscienza stessa della storia. Da ultimo, la conoscenza del territorio, anzi dei territori. Avere visto gli esiti degli scavi romani di Vimercate, visitato quelli medioevali in corso a Castelsepri oppure operato sul campo nella lontana e greca Metaponto, ha dato agli studenti l'idea che l'Italia è sì un insieme di realtà diverse, ma anche un paese dal patrimonio storico-artistico senza paragoni e senza soluzione di continuità cronologica. L'esperienza fatta grazie al Liceo Banfi è il primo tassello di un mosaico che sarà fatto di altre visite e altre conoscenze. Dopo tutto questo, non dovrebbe essere difficile capire perché scegliere il nostro liceo può essere una buona idea. Saremo di parte, ma sappiamo di poter contare su alcuni elementi certi e consolidati. Innanzitutto il clima accogliente che ci è confermato dai molti ex studenti che ancora tornano per collaborare alla promozione dell'istituto e che ci comunicano un affetto che è stato fondamentale alla loro crescita e alla costruzione della loro identità culturale. A questo aggiungiamo la nostra particolarità. Una convergenza dei saperi umanistico e scientifico che nasce dalla felice occasione di poter avere nello stesso liceo due indirizzi diversi. C'è una sorta di osmosi tra i docenti del classico e quelli dello scientifico che spesso lavorano su entrambi gli indirizzi. Questo consente arricchimento culturale e un confronto continuo tra punti di vista differenti ma preziosamente complementari. Per l'apertura verso l'esterno che abbiamo illustrato con le esperienze archeologiche. Da ultimo ci sono i dati oggettivi, misurabili, che confermano il successo dei nostri studenti all'esame di Stato, nei test di ammissione alle facoltà universitarie e nella carriera universitaria e quindi professionale. Ma non finisce qui. Il nostro liceo, dall'anno scolastico 2017-2018, è scuola Cambridge. Ciò prevede, secondo un protocollo internazionale, l'insegnamento di alcune discipline in inglese. In base alle richieste e disponibilità, si attivano classi dedicate o lezioni extracurricolari. Da anni, il liceo promuove l'interculturalità, tramite scambi con l'estero o forme di mobilità internazionale, che sono per noi un vero fiore all'occhiello. Siamo dotati di laboratori moderni e funzionali. Ormai da anni sviluppiamo nell'ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale l'uso del tablet e del PC nella didattica.
siamo felici di sottolineare che l'attenzione tecnologica non si ferma all'impiego degli strumenti, ma vuole aiutare i ragazzi a comprendere le implicazioni profonde della tecnologia digitale. Il Liceo Banfi è ente capofila con l'Università Milano Bicocca in un progetto chiamato Benessere Digitale per le Scuole. Perché lo studiare sui libri non basta da solo a limitare i rischi della navigazione nel web o dell'abuso dello smartphone.